Ancora in viaggio la seconda parte di Stelle nello Sport, una parentesi dedicata a quelli che sono i risultati più interessanti degli ultimi giorni. Intanto partiamo dalla battaglia splendida e sfortunata della Carige Pallavolo Genova, che contro la capolista Segrate nella serie A2 della pallavolo maschile ha tenuto botta e ha ceduto per 2 soli punti al tie break. Comunque un bel ritorno quello dei genovesi, che tra qualche chiaro e pochi scuri ha comunque dimostrato che c'è ed è in corsa per le prime 8 posizioni che varranno la Final 8 di Coppa Italia. E poi ancora la vela con i campionati, in particolare quello invernale del Tiguglio, che ritorna con tappe assolutamente interessanti e molto equilibrate. Ma parliamo anche di Savat e di una società, in particolare la Mameli, che forgia e fa crescere i suoi giovani in una location assolutamente speciale. Sul belvedere Firpo, proprio sotto la chiesa di Boccadasse, ci sono alcuni dei migliori talenti della Savat. Ce li presenta il vicepresidente Piero Picasso. Per avvicinarci alla nostra società, noi siamo a Belvedere Firpo, praticamente sotto la chiesa dei frati di Boccadasse, è una palestra storica. C'è la possibilità di iscrivere sia bambini che eventualmente adulti, perché abbiamo corsi specifici sia per adulti che anche per bambini, i cosiddetti canguri, il corso che è tenuto dalla Elisa Barbini, che è una delle nostre atlete, che è proprio specializzata in questo tipo di settore. Tra l'altro collabora con lei Serena Burgio, che è un'altra nostra ottima atleta, che adesso sta facendo anche dei corsi sperimentali nelle scuole, nella fattispecie alla scuola elementare Govi, via Cavallotti. Ecco, proprio alla luce di questo mi premeva dire che stiamo puntando molto sul discorso bambini. Per bambini intendo bambini, diciamo, in genere dagli 8 ai 12-13 anni, perché poi in pratica dai 14 in su, dai 15 direi in su, anche possono già partecipare tranquillamente al corso degli adulti. Come fate per portare avanti il reclutamento? Come li convincete questi ragazzini sul fatto che la Savat sia uno sport che ha qualcosa in più rispetto ad altri? Beh, intanto siamo, diciamo, in territorio genovese e la Savat è uno sport che, come ho avuto già modo di dire altre volte, è nato a Genova. Quindi è uno sport che fa parte proprio del tessuto cittadino e direi della storia cittadina. È uno sport secondo me molto adatto ai bambini, perché al di là di quella che è comunque la cura di una disciplina anche proprio direi morale, che trasmette quindi anche i valori del rispetto dell'avversario, i valori comunque dell'allenamento serio, fisicamente fa molto bene, perché è uno sport sì di potenziamento, ma molto anche che cura l'elasticità che poi sappiamo noi invece un po' più anziani che è bene curare sin da bambini, per poi non arrivare nell'età più avanzate magari con problemi articolari o quant'altro. Quindi è uno sport secondo me molto importante per i bambini e anche divertente, perché poi chiaramente per i bambini facciamo degli allenamenti, soprattutto le due istruttrici che ho citato prima svolgono degli allenamenti anche ludici, no? Tant'è vero che nella scuola, ripeto, in questa fase sperimentale che stiamo tenendo all'elementare Govi, il nostro sport viene denominato Ludo Savat, proprio perché unisce il gioco all'attività sportiva vera e propria. Rimaniamo in palestra, ma spostiamoci nell'entroterra genovese. A Campo Morone c'è una società, la CSKL del maestro Lillo 5, che forgia talenti, fa crescere ragazzi e sforna una quantità incredibile di medaglie. Un biennio decisamente positivo a livello internazionale, medaglie importanti, già nel 2010 a Belgrado nel campionato d'Europa abbiamo avuto dei liguri che si sono imposti a livello internazionale, questa per noi è una conferma ed è una grandissima soddisfazione, con l'oro delle ragazze nel kata squadre, squadra composta per l'appunto anche da Manuela, unica rappresentante ligure,
insieme alle colleghe Fedi e Alice Bragante, hanno ottenuto una medaglia importante, come dicevo, seguita poi dall'argento della squadra maschile, interamente composta da atleti liguri, con Semino, Bianchi, Macri, nomi che ormai credo siano abbastanza noti, e tutto questo è stato riconfermato da un mondiale molto soddisfacente, in quanto si sono riconfermate le ragazze con l'oro, questa volta insieme a Manuela, rappresentante ligure, come dicevo, avevamo due toscane, Fedi e Bruno, e si sono di nuovo imposte ai massimi livelli con questo oro, e per la seconda volta la squadra maschile per un solo decimo non è riuscita a portare a casa l'oro. Speriamo che sia possibile farlo nel prossimo appuntamento, che sarà appunto l'Europeo Seniores in Lituania nella prossima estate, e che sono obiettivi raggiunti dopo un lavoro che dura anni, perché questi ragazzi lavorano anche individualmente, ognuno nella propria realtà, ma da moltissimi anni, e ovviamente quando si superano i confini regionali e nazionali vincendo gare su gare, lo sbocco più ovvio e naturale sia quello di entrare a far parte della rosa degli azzurri, come è successo per i nostri liguri, che continuano a riconfermarsi, ormai fanno parte a pieno titolo della nazionale italiana FIAM, e già si intravedono comunque anche altri talenti tra i cadetti e junior, per cui diciamo che la Liguria continua ad essere un'ottima fucina di campioni. Da 2 anni Genova ospita un evento di triathlon davvero unico e affascinante, nuoto, corsa, ciclismo, una gara unica per chi ha cuore forte, passione, resistenza, coraggio. Genova ha il suo grande evento e per il 2012 sta preparando un'edizione da ricordare. Anticipa qualche elemento davvero interessante Stefano Diana. Finestra dedicata al triathlon, chiediamo subito a Stefano Diana di inquadrarci questa disciplina. Il triathlon è una disciplina abbastanza giovane, nata praticamente una trentina d'anni fa negli Stati Uniti, che prevede tre discipline, il nuoto, la bicicletta e la corsa, fatto senza soluzioni di continuità. Si parte dal nuoto, si esce dall'acqua, si prende la bicicletta, si fa il percorso in bicicletta e poi si corre. Diciamo che il triathlon è famoso per l'Ironman, che è un po' l'espressione estrema del triathlon, in quanto prevede una distanza nel nuoto di quasi 4 km, 180 km in bicicletta, e la maratona alla fine, che è per questo motivo che un po' tutti indicano chi fa triathlon come un superuomo, ma non è così, perché poi riducendo le misure, partendo da un triathlon sprint, arriviamo a delle distanze che sono abbordabili per tutti, 750 metri a nuoto, 20 km in bicicletta e 5 di corsa. Quindi diciamo una persona normale con un discreto allenamento, che ha la capacità tecnica comunque di nuotare 750 metri, che è la cosa più difficile, diciamo, è fare 20 km in bicicletta, non ha grossi problemi. A Genova il triathlon esiste come Triathlon Genova dagli primi anni 90, e diciamo io che me ne occupo è dal 96 che ho iniziato come atleta praticante, e poi pian pianino ho cominciato a occuparmene sia come responsabile tecnico dell'associazione, poi come organizzatore di manifestazioni. E infatti organizziamo delle manifestazioni a Recco, delle gare di triathlon, e a Genova da 2 anni a questa parte, perché la Liguria in effetti è Genova in particolare, è un posto che ben si presta per questo tipo di attività, sia per il clima che anche per le caratteristiche morfologiche della città, che offre parecchi spunti per i percorsi. Come riferimento, ahimè, chi vuol fare triathlon deve riferirsi al sottoscritto, non abbiamo una vera struttura
di istruttori, perché in effetti gran parte di chi fa triathlon sono persone adulte che si allena in maniera autonoma e fa riferimento a me per quelle che sono gli adempimenti burocratici, i certificati medici, eccetera, eccetera. Poi per l'allenamento, poi siccome Genova è una città abbastanza sviluppata nel territorio, noi abbiamo tesserati che vanno da Recco fino ad Arenzano, è ovvio che chi di Recco è difficile che durante la settimana si alleni con quelli di Arenzano, quindi ognuno avrà dei suoi riferimenti, squadre master di nuoto, squadre di atletica con cui allenarsi. Chiudiamo in bellezza. Al Porto Antico di Genova da pochi giorni è stata inaugurata la stagione 2011-2012 del pattinaggio su ghiaccio sotto il tendone delle feste in una location unica. A pochi metri dal mare i ragazzi dell'Ice Club Genova ancora una volta avvicineranno a questo sport affascinante. Abbiamo una Carolina Kostner che in queste settimane sta facendo faville, tanti genovesi come sempre. Ne parliamo con Marco Mongiardini, raggiunto dal nostro Matteo Oneto. Pattinaggio e hockey, il 2012 sul ghiaccio a Genova sarà così. Sabato scorso c'è stata l'inaugurazione dell'impianto con una bella manifestazione di sport a cui abbiamo partecipato anche noi come Ice Club Genova. Il gestore della pista ha invitato due grandi nomi del pattinaggio, quattro volte campioni del mondo di pattinaggio a rotelle e più volte partecipanti a campionati del mondo di pattinaggio artistico su ghiaccio, Marika Zanforlin e Federico Degli Esposti, a cui abbiamo affiancato due nostre atlete, la Elisa Lisi e Amra Moresco, che non hanno assolutamente sfigurato su questo impianto, che peraltro in una scenografia unica qua sul mare, un impianto meraviglioso, è stata una bella festa, un bel inizio. Noi dell'Ice Club siamo una società che ormai ha una storia di soli 5 anni, ma tentiamo di crescere. Siamo passati l'anno scorso da pochi iscritti, relativamente da una trentina, siamo passati l'anno scorso a circa 100 iscritti. Quest'anno abbiamo già, ancora prima di iniziare i corsi veri e propri, ma solo questa fase preparatoria, abbiamo già 40 iscritti e abbiamo buone possibilità di superare il numero dell'anno scorso. 2011 è stata una stagione tra virgolette di prova, in cui la società è cresciuta, in cui abbiamo valutato nuove proposte anche per gli iscritti, in cui abbiamo portato degli atleti in gara che si sono fatti valere nei limiti di una pista comunque stagionale che purtroppo dura solo 3 mesi all'anno. Noi siamo da una vita alla ricerca di un impianto olimpico a Genova, che è una delle poche città in Europa ormai che non ha una pista del genere. E il 2011 ci ha dato soddisfazioni, abbiamo messo le basi per un campionato di hockey a livello interregionale e diciamo che per il 2012 speriamo di avere dei piazzamenti per quanto riguarda l'artistico e di fare qualcosa in questo campionato, vediamo dove riusciremo ad arrivare in questo campionato. Le finali saranno a partire da fine gennaio e vediamo un pochettino cosa ci aspetterà. La terza tappa del viaggio di Stelle nello sport si ferma qui. Come sempre potrete continuare online non solo per rivivere le puntate precedenti e scoprire i profili, le storie, le foto e i video degli sportivi più bravi della nostra Liguria sul sito www.stellenellosport.com. Potrete soprattutto aggiornarvi attraverso la newsletter dello Sport Ligure che potrete ricevere gratuitamente attraverso il sito liguriasport.com, sul quale ogni giorno troverete, grazie alla nostra redazione, aggiornati risultati, interviste, momenti dello sport ligure, dal weekend tutti i risultati, in settimana ovviamente le interviste e gli approfondimenti più interessanti. Noi tra 7 giorni, come sempre qui sulla piattaforma Telenord, Liguria TV e Gol TV, ci ritroveremo con la quarta tappa del nostro viaggio, il viaggio tra le stelle nello sport in Liguria.